Sara, ma tuo padre era un ladro? Cioè, mio Sì, chi padre è? anche. Basta, è già fallito No, la no, tua. no, rispondi, Sì, rispondi. ha rubato alle stelle al posto dei tuoi occhi, così No, era. cazzo, mi ha appena rubato la bici. Allora, ragazzi, oggi faremo delle freddure. Cercheremo di rimorchiare il suo amico con delle freddure. O comunque ci proveremo. Prima inizierò io, poi inizierà lei. Faremo un po' entrambi. 5 ragazze a Non ho testa. bisogno delle Cioè, io freddure, io 5 ragazze, tu 5 va ragazzi. bene, va bene, va bene, va bene. Iniziamo, inizio io. Allora, io sto qua dietro, ok? Se riesci veramente a rimorchiare una ragazza, a un certo punto mi alzo e dici: oh, che cazzo fai col mio tipo? Ok, tu fai così. Uè, Ciao ragazze, come state? Bene. Oh, ma fatevi vedere in faccia. Fatevi vedere in faccia, se no non vi posso rimorchiare, su. Dai, dai, che sono qua perché voglio fidanzarmi oggi su Meagle. Fatevi vedere in faccia. No. Come no? Allora vuol dire che siete orrende, perché sennò vi fareste vedere. Sì. Scusa, scusa. Facciamo cagare. Siete così. No, siete? Minorenni. Ma tu hai per caso programmi per il resto della tua vita? No. Perfetto, allora puoi essere la mia fidanzata, sì! Scusa. No, perché a me qualche Grande. volta parte proprio l'embolo. No, più che altro. Oh cavolo, forse ho capito chi sei te. Riparla un secondo. No, no, tanto ora mi dici qualcosa e No! Tuo padre era No. un ladro, vero? Era un ladro o no? Era Lupin. Era Lupin. Tua mamma mi ha rubato il portafoglio l'altro giorno. Come faceva ad essere Lupin? Cazzo. Dov'eri? Eri a Napoli. Brava, ero proprio a Napoli. Vedi che mi hai scoperto. Ero esattamente a Napoli. Baciami, poi ti spiego. Cos'è quella mano? Mi devi baciare, non mi devi strappare la lingua. Vabbè, Non fa. ragazze, posso dirvi una cosa? Siete veramente simpatiche, ma se non vi fate vedere in faccia, ma avete veramente rotto i coglioni. Uè! Ciao. Quanti anni avete? 14. Oh Cristo! 14 cosa vuol dire? No! No! Fa come? Uè! Uè! Piacere! No, ma perché? Ma faccio così paura! Sei così bella che stasera una stella guardandoti esprimerà un cazzo di desiderio. Quanti anni Sì, hai? ciao Daphne. Cioè, Secondo te? secondo me ne hai 16. 0,10. Oh Cristo! 0,10. Cioè, 0,10 era veramente al limite. Piacere, come vi chiamate? Giorgio e Giulia. Giulia, tu hai per caso dei programmi per il resto della tua vita? Io chiedo così. No. Perfetto, allora sarai la mia futura fidanzata per l'eternità. Di la verità, con questa frase. No, ragazzi, c'è un problema di fondo. Cioè, il fatto che tutte le volte che dico una stronzata mi skippano. Bella, raga, vi fate vedere in faccia? Io. Eccola qui, uè. Da quant'è che mi aspettate? Da un botto. È perché so che volevate fidanzarvi con me. Ma ovvio. Aspetta, ma dimmi una cosa, tu hai un salvagente? Nel box. No, volevo sprofondare nei tuoi occhi. Oh, che carino. Lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. Come Quanti anni sai proprio che? avete? Quanti anni avete? Ma sai che? Ma 14. Oh, cre... Uè. Secondo, ma hai una mappa per caso? No. Come no, mi sono appena perso nei tuoi occhi. No, parlando di robe serie, invece un salvagente ce l'hai? Perché mi sono perso i tuoi occhi e ci sto anche sprofondando, hai capito? Lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. Ti dico solo che il mio nome è Luca. Mio Viola. No, il mio lo urlerai più tardi. Ah. No, scusami, non volevo. No, non volevo dirlo. Non volevo dirlo, è perché proprio ho capito. Comunque, quanti anni hai? 19. Ok, sei una delle poche, tra virgolette, grandi. Ma lo sai che assomigli veramente tanto alla mia futura ragazza? Sì, sei molto simile. Giuro, giuro, giuro. Sei veramente, veramente, veramente simile. Infatti mi sto quasi emozionando, capito? Aspetta un secondo, fai tipo così. Ah, il bacio virtuale, ce lo siamo dati. Let's go! È il mio primo bacio l'ho dato. Andiamo, andiamo, andiamo. Perché ridi? Fai schifo. Cosa c'hai? Cosa c'hai? Cioè, con un'altra tipa, ma con me di fianco. Ma l'ho beccato suo amico adesso. Ma cos'è che fai col mio ragazzo? Ah, a saperlo che era il tuo ragazzo. Cos'è che Ha detto dice? a saperlo che era il tuo ragazzo. Tro Guarda, ma esci, ma poi, cioè, ma perché sei suo amico? Ma sei veramente un pirla, un deficiente, Ma un cosa ti ho deficiente? detto? Ti ho detto qualcosa di male? No, ma per favore, ma tu vai via, per No, favore. no, 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 aspetta! no, No, vabbè. no, no, no! Wey! Ciao, Wei. Oddio, oddio! O tu sei la più bella al mondo o io non viaggio abbastanza. Gom, Cosa? fossi tu, fossi la Madonna e fossi la più bella del mondo. Hai una bussola? Che cos'è? Io posso tipo per viaggiare. Scommetto che voi siete del sud. Di Napoli. Non l'avevo proprio capito, eh. Abbiamo vinto lo scudetto, hai visto? Lo scudetto, sì, sono contentissimo che avete vinto lo scudetto. Mannaccia miseria! Mannaccia! Ma perché devi continuare
continua a provarci con le tipe. C'è la quarta volta che mi tradisci con le tipe, pure suo Meagle. No, ma loro lo, cosa mi, loro li ho appena beccate. Non so chi siano. E perché ti fermi a parlarci? No, capo. Li ho appena beccate. E vieni, ballo pure tu. Ah, vieni, par pure tu, dai. Sì, sì. Ragazzi, non sono per niente contro quelli del sud. Sto chiaramente scherzando. Io sì, invece. No, no. Ciao, come sei carina? Grazie mille, però non mi interessate. Ciao, raga. Ma prima eri un maschio. E mi sono persa. Prima potreste dirmi dove abitate? A quel porco. Ma perché, scusa, prima eri un maschio? No, ragazzi, allora, intanto le bestemmie non mi piacciono. Ma perché prima eri un maschio? E ma alla fine con cosa? Oh, mi hai scafagnato i coglioni, Dio. Rispondimi perché prima eri un maschio. Ma, infame. Ho perso il numero di telefono. Infilatelo nel... Mi dici, poi... Perché prima eri un maschio. Potreste darmi il vostro? Perché io no, glielo per... raga. Ci vediamo. Ciao. No, vabbè, Mariano. E volevo dirti una cosa, ma alla fine tu l'hai fatto? Sì. Ma cosa? Sto cazzo. Ciao. Stai cercando ragazza? Mi dispiace, no. Sei tu la sua ragazza? No, siamo fratelli. Siamo fratelli. Ah, ok, che carini. Vabbè, vieni qua, Luca. Abbiamo trovato due fratelli con cui fidanzarci a vicenda. È il tuo fidanzato? E no, fratello. È mio fratello. Fratello, cioè, siamo perfetti. Raga, fate una cosa, allora. Fate entrambe così. Entrambe vai, così. Facciamo entrambe. Fate... Niente, la coppia. Perfetto. Bello. Siete fidanzati? No, sono fratelli. No, fratelli. Per quello dico che insieme... Ah, non l'avevo mai sentita la scopa amicizia tra fratelli. Ma no, ma infatti no, io no, non volevo... No. Vabbè. Ah, quindi scopate? No, no, assolutamente no. Vabbè, no. Io non giudico nessuno. No, no, aspetta, no! No! No. No. Volevo chiedere al fratello che ho bisogno di una direzione, quella per il tuo cuore. Comunque io ho perso il mio numero di telefono. Se volete darmi il vostro. Scusa? No, mia mamma non vuole. Dai, va bene. Ma tra l'altro alla fine voi con cosa? Esattamente. Vai. Ciao. No, mi senti? Sì, ti sento. Ma il c***o. Com'è che si chiamava? No, vabbè. Ma che c***o. Raga, zitti. Zitti un secondo. Prima di tutto, volevo dirvi una cosa. Io ho perso la direzione di casa mia. Allora, lei aspetta, gli devo fare il passaparola. Vai, vai, faglielo. Lei ha perso la direzione di casa sua. E vorrei sapere quella per okay. Il vostro cuore. Di entrambi, non voglio sceglierne quella uno. Che è del nostro cuore. Allora, io non mi ricordo. Cioè, non mi viene nulla in mente. Via Merluzzo 36. Cazzo. È la via di casa tua? Allora. No, la via di casa mia, se vuoi te lo do. Ah sì, sì. Lo no, sapevo, allora. Lo sapevo. O comunque abbiamo la stessa sedia, è spaccato. Se i vostri genitori, i vostri perché parlo al plurale, non si fossero incontrati, io sarei la donna più triste del mondo, depressa. Perché siete voi che mi illuminate le giornate. Lo so, io vi seguo. Ci segui? Certo. Da dove? Vi seguo in generale. Quando tornate a casa, a scuola. Esatto. Ieri vi ho visto che andavate a calcio. Però ieri io sono andato a mignotte. No, no, e allora non puoi essere. No, allora non puoi essere l'uomo della mia vita, mi spiace. Chiedi al tuo amico come fa a avere questa. Ma che cazzo? Scusate. Ma rovinate la giornata, no, ma ti pirato, bro. Dicono che te lo devi depilare. Eccolo. Oh, mo faccio anch'io. No. Luca, così è un po' troppo. Luca, ci bannano. No, ma è un bravo ragazzo, è solo che spesso c'è un po' di... Va bene, passamela a me. Dai, vai. Rimaniamoci subito.